Si chiama Trust in Life ed è l'iniziativa che UbiBanca ha varato per attuare la legge 112 del 2016 che regola l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Si tratta del primo trust di un istituto di credito italiano in attuazione della legge. Presentiamo qui a Genova questo progetto Trust in Life, un progetto realizzato da UbiBanca in collaborazione con ANFAS e CGM. La finalità è quello di, nel solco della legge 112 dopo di noi, di trovare dei modelli di intervento il più coesivi possibili per le persone con grave disabilità e senza aiuti familiari attraverso lo strumento del trust, che viene messo a disposizione da UbiBanca, che ha nel suo gruppo UbiTrustee, quindi una trustee company che ha una forte esperienza, strumenti di finanziamento e raccolta fondi che mette a disposizione sempre UbiBanca con la sua divisione UbiComunità e i servizi alla persona che vengono messi a disposizione dalle associazioni appartenenti ad ANFAS e alle cooperative di CGM. È diciamo un progetto che è durato nella fase di engineering un annetto perché è stato molto complesso e la vera innovazione è quella di aver portato da un trust singolo a un trust multibeneficiario in un'ottica anche mutualistica, quindi un singolo strumento di trust che può essere a supporto di più persone con disabilità grave e quindi non per forza persone che hanno tutto un patrimonio a disposizione, in quanto abbiamo studiato la possibilità di renderlo mutualistico, quindi le varie persone mettono quello che hanno a disposizione. Trust in Life è stato presentato a Villa Quartara, sede del Centro Internazionale di Studi e Formazione CISEF Gaslini, una location scelta non a caso. Noi la ospitiamo perché siamo ben contenti che tutti quelli che contribuiscono a fare qualche cosa per i bambini e per le loro famiglie, per noi è un benvenuto e siamo sempre volentieri partner. In questo caso si tratta di situazioni che poi vanno anche al di là dell'età dei bambini, dell'età dei fanciulli, perché per fortuna, da un certo punto di vista, queste malattie oggi si riescono a curare e quindi si creano delle situazioni di sopravvivenza ai propri genitori, che creano però purtroppo dei problemi di carattere anche economico o di gestione proprio della situazione di difficoltà. Vada lo Bene, stesso. di difficoltà. E allora noi siamo ben contenti di poter dare un supporto. Noi lo diamo perché mettiamo a disposizione quelle che sono le competenze, le necessità, la storia di quello che i nostri medici fanno, perché ecco, pensare ad un supporto di tipo economico e pratico non è possibile farlo senza pensare anche a quelle che sono le esigenze delle persone e quindi questo connubio ovviamente porta ad avere un risultato oggi il migliore possibile. Coinvolte anche due realtà, ANFAS Onlus e il gruppo cooperativo CGM. Un vero esempio positivo di sinergia tra noi, ANFAS, CGM e UbiBanca, finalizzata a dare un sostegno concreto alle famiglie che vogliono essere sicure, del loro patrimonio affinché ne possa beneficiare veramente il loro congiunto. Quindi noi siamo soddisfatti perché poi tutto si è svolto veramente, come dicevo, in sinergia e il risultato credo che sia veramente positivo per tutte le famiglie. Poi c'è da aggiungere che va nella direzione già enunciata dalla legge 112 del 2016, dove appunto è previsto questo strumento del trust sempre nell'ottica di favorire la persona con disabilità. Quindi siamo veramente soddisfatti. Nell'occasione, UbiBanca ha donato un minivan all'ospedale Gaslini. Ho ricevuto una donazione che in qualche modo fa parte di un supporto a quello che sono le esigenze delle famiglie. Questo bene, questo strumento che poi è un furgone che aiuta il trasporto interno ai nostri padiglioni, serve proprio per quelle famiglie che arrivano magari da lontano con bagagli, con passeggini, con difficoltà di spostamento che trovano un supporto. È una piccola cosa, ma tutto fa e nelle difficoltà ovviamente anche le piccole cose poi si sentono.